Ascoltiamo adesso Iano Mazzotta, che si occupa di disabili nella vita quotidiana e quindi ha una sensibilità, io direi acuta, verso queste tematiche. In questo momento parliamo di migranti, ma anche i migranti sono disabili, tra virgolette, rispetto alla loro situazione di fuga e rispetto a questo territorio che non li accetta, perché ci sono varie situazioni qui. No, Iano, allora, voi avete controllato prima questi minori quando ero al Palaion, ora li avete abbandonati? Insomma. Attualmente ci alleniamo alla Marina Militare, che l'ammiraglio capo Roberto Camerini ci ha dato la disponibilità. Per quanto riguarda il problema che succede attuale ad Augusta, certo, c'è da vederlo con grande attenzione, perché si creano dei gruppi che vorrebbero addirittura fermare le barche in alto mare e magari affondarle. Ci sono dei gruppi mentre che hanno pietà di questi ragazzi, perché non ci dimentichiamo che sono esseri umani. Io vedo molte persone magari che passeggiano con il cagnolino e mentre poi andiamo a gridare di non dare completamente nessuna disponibilità a questi ragazzi. Ma la domanda è che Augusto problema, può la no, domanda no, è ma questa. Il problema, il problema secondo me è a livello nazionale. E a livello nazionale si devono muovere, perché non può Augusta, nelle condizioni dove siamo, poter ospitare questi ragazzi. Ma non è un fatto discriminatorio contro questi esseri umani. No, non lo abbiamo detto in questo senso. Per carità, noi ci conosciamo ad Augusta un po' tutti e siamo tutte gente per bene, gente buona, gente che amiamo l'ospitalità. Anzi, addirittura, scusa, Vittorio Meli diceva in un'altra intervista che mandiamo in rete, diceva io avrei la possibilità di avere in affitto alcuni ragazzi. Se lo Stato invece dà 30 euro a alcuni, li dà 15 a me. Questa è la sua proposta. Io credo che il problema è anche un problema grave, perché questi ragazzi non c'è, secondo me, nessun controllo medico. E allora, il primo controllo nelle navi ce l'hanno, un controllo che c'è nelle navi, però bisogna stare attenti anche per quello che si fa. Ritorno a dire che Augusta non è disponibile, cioè non disponibile, attenzione, nell'ospitare questi ragazzi, ma non ci sono strutture adatte per poter ospitare questi ragazzi, perché ultimamente al Palaioni, e sappiamo come erano buttate, dico letteralmente buttate, attualmente capire. Ma c'erano delle brandine al centro del campo di gioco del Palaioni, messi lì, stesi lì, e questi ragazzi al Palaioni, sappiamo che quando nel periodo invernale c'è più freddo fuori che dentro. Cioè, quindi, al contrario, tempo di estate c'è più caldo dentro che fuori, quindi questi ragazzi letteralmente abbandonati là dentro. Non so fino a che punto può essere chiamata questa. Ma infatti non c'è stata qui ad Augusta l'associazione umanitaria Save the Children, cioè Salva i Bambini, che è venuta e ha contestato questa disposizione dei commissari che hanno messo prima al Palaionio e poi al Palazzetto di Brucoli. Ora io mi domando, saremmo desiderosi di sapere dai commissari se ritengono idonea questa nuova soluzione, quella delle cosiddette scuole verdi, cioè Falcone e Borsellino, tanto per fare due nomi di eroi siciliani autentici. Io sai, la cosa che mi meraviglia molto è che ora stiamo facendo noi questa intervista, però a livello nazionale, quando i ragazzi erano a Lampedusa, quotidianamente la RAI, certo, è vero, le TV nazionali ci bombardavano con delle situazioni anomale. Io non vedo come mai e non capisco come mai la RAI a livello nazionale non si faccia un giro qua ad Augusta e vedere questi ragazzi che sono liberi di uscire, andare in giro tranquillamente, senza controllo e senza niente. Adesso mandiamo... Ma attenzione, non è il fatto che io non condivido il problema di ospitare questi ragazzi, perché io sono, tu lo sai, tratto con questi ragazzi, diversamente abili, e sai la bontà di umanità che ho io.
Quindi io credo che non è un problema che si possono ospitare ragazzi. Il logo non è possibile. Non c'è, non è possibile. Non c'è una struttura da. Questo messaggio dobbiamo mandarlo alla RAI, alla RAI, RAI News hanno un sito in Facebook e vediamo se riescono a coglierlo. Ma in ogni caso potremmo anche mandarlo ad altre testate. Ma mi auguro che si possa fare veramente qualcosa. Effettivamente perché da soli non ce la possiamo fare. D'altro canto però aggiungiamo e chiudiamo che stanno raccogliendo le firme persone perché l'operazione in sé possa essere modificata. Non dicono con un intento razzistico, ma proprio le ragioni che abbiamo esposte. E c'è in atto la raccolta delle firme perché si modifichi l'operazione Mare Nostrum.